di estrema coerenza, ovvero da quando io l'ho conosciuta ha sempre lavorato nell'ambito dell'astrazione, quindi con una negazione della figurazione di tipo intenzionale, anche perché tra l'altro Antonella sa disegnare molto bene, quindi non è che se la si può considerare mai una deviazione perché non sa tenere una varietà in mano. Assolutamente no, è molto, anzi molto brava anche in manualmente con una combinazione semplice. E quindi i temi fondanti di Antonella su cui ha costantemente lavorato sono la luce, appunto, lo spazio e la trasparenza. Essendo cubina, essendoci stata anche la tradizione di Burri, che per un certo tempo pensiamo al grande vetro, appunto di Burri, che è presentato con la città di Castello, che è collocato al centro del Palazzo Ruzzini, dove c'è questo attraversamento dello spazio, quindi questo rapporto anche con la tradizione della sua terra di origine, con grandi artisti dell'arte del Novecento. Antonella ha iniziato da quando faceva l'Accademia, lavorando sulla trasparenza delle vetrate, fece una tesi proprio sulle vetrate di Chartres, e ha continuato poi su questo tema, facendo delle mostre tra l'altro anche estremamente significative, una d'arte fuoricentro con proprio i denti, quindi ispirata ai denti come Correa, il maestrale, eccetera, eccetera, quindi sempre con questo lavoro di trasparenza, dove all'interno poi c'erano queste figurazioni astratte, appunto, che riprendevano la lacerazione e che poteva provocare un rovesciamento, eccetera. Stilla nasce da un'altra riflessione di Antonella, che così come me l'ha comunicata, e ho detto: ok, meravigliosa, andiamo avanti.